nell'ambito dell'alimentazione confezionata, quindi sia secca che umida, va fatta la distinzione. Allora, noi abbiamo una fascia di prodotti che sono pappi per razze che raggiungeranno un peso diciamo da adulti di massimo 25 kg, quindi pappi mini, pappi medi, perché poi anche lì cambia la consistenza della crocchetta, quindi più piccolina per le razze piccole. Diciamo, questa fascia comunque è diversa da quella che potrà essere ad esempio le fasce del pappi definito large breed, quindi per taglie grandi, che hanno una crescita ovviamente diversa da una taglia piccola. In questa situazione cosa noi andiamo a vedere? Che la taglia piccola è una taglia che cresce, diciamo, velocemente, quindi l'apporto proteico, l'apporto di calcio e fosforo, che sono gli elementi importanti per la crescita, sono molto più concentrati rispetto a una taglia gigante. La taglia gigante invece ad esempio contiene all'interno una quantità di calcio e fosforo minore, ma ha degli elementi come la glucosamina e il condroitin solfato che aiutano la salute e quindi una buona funzionalità delle articolazioni. Ovviamente, perché un cane pesante, un cane che arriverà a pesare 80 kg, avrà la necessità di avere all'interno della sua alimentazione queste sostanze che normalmente vengono prodotte e comunque fanno parte della composizione della cartilagine. Le taglie grandi crescono molto più lentamente, questa è una differenza importante da fare, perché il cane grande cresce, diciamo, completa la crescita intorno ai 18 mesi, 16 mesi, alcune taglie addirittura intorno ai 22-24 mesi, come ad esempio i molossoidi di grande taglia, riportando una razza, la Lano. Pertanto queste razze hanno la necessità di mangiare questi alimenti per cuccioli per lunghi periodi, fino addirittura, appunto, come dicevo prima, a 24 mesi di età. Mentre la razza piccola, tornando al discorso precedente, può, diciamo, si può dare questa alimentazione fino a un anno d'età, perché a un anno d'età poi la crescita comunque è completata. Nell'ambito sempre dell'alimentazione confezionata, dai cuccioli si passa, c'è il cane adulto, quindi il cane adulto, nell'arco, poi nell'ambito del cane adulto ci sono altre fasce, diciamo, di alimenti specifici per ogni esigenza. Nel caso del cane adulto abbiamo il mantenimento normale e deve essere, diciamo, un alimento che soddisfi le necessità fisiologiche dell'animale per il mantenimento di base, insomma. Poi chiaramente l'alimentazione per l'adulto varia se l'animale ha un'attività, diciamo, sportiva intensa, oppure comunque si riesce a muoversi, a fare una buona attività fisica durante l'arco della giornata. In quel caso, se c'è un'esigenza particolare, si può passare anche a degli alimenti premium, cioè performance vengono così definiti, dove il contenuto proteico, il contenuto in grassi è molto più elevato. Nel cane invece sedentario o che comunque non fa molto movimento, sempre nella fascia di adulti esistono i prodotti light, che sono quindi a ridotto contenuto proteico e di grassi. Sempre nell'ambito, appunto, poi dell'alimentazione dell'adulto, abbiamo anche degli alimenti specifici per cani che hanno una sensibilità maggiore per il pelo, oppure hanno una scarsa digeribilità, e quindi esistono anche alimenti con una buona, un'alta digeribilità, e alimenti che contengono una concentrazione maggiore di acidi omega 6 e omega 3 che vengono aggiunti, appunto, in queste diete per facilitare la lucentezza e quindi diciamo una cute sana, ecco, quindi per favorire queste situazioni. Sempre poi nell'ambito delle diete per adulti esistono anche le diete per adult large breed, quindi sempre per cani di taglia grande, quindi si fa un proseguimento di quello che è stata poi il pappi, quindi la crescita prima del cucciolo.